Oggi è il primo incontro tra ecomusei nella nostra regione, musei che in un qualche modo si occupano di patrimonio fisico, territoriale e di patrimonio immateriale, quindi della cultura dei luoghi, delle comunità locali. Quindi ecomusei e musei che si occupano di queste materie per valutare insieme l'opportunità di costituire una rete regionale. Una rete regionale che consenta di non vivere da soli le nostre esperienze nei territori, ma che consenta di valutare insieme delle strategie che connotano i territori e soprattutto distinguono l'agire dell'ecomuseo da un museo tradizionale. Il museo tradizionale sta dentro delle vetrine, ha delle collezioni, invece l'ecomuseo ha a che fare col territorio e con tutto ciò che si sviluppa nel territorio, l'agricoltura, l'ambiente, la pianificazione territoriale e soprattutto, proprio perché si è ecomuseo, si ha la responsabilità su queste tematiche di salvaguardare il passato, ma di tradurlo in attualità per il futuro attraverso il coinvolgimento delle comunità locali che devono decidere sullo sviluppo dei propri luoghi. Il giardino delle erbe di Casola Valsegno nasce come un giardino botanico, però in realtà negli anni si è allargato a esperienze territoriali e a eventi non soltanto botanici quanto anche storici e di interesse potenzialmente anche etnografico e quindi anche ecomuseale. Il salto adesso che si potrebbe fare, che si sta pensando di ragionare, è il rapporto col parco, con un parco quindi attorno al territorio, di cui il parco è anche parte del territorio del comune di Casola Valsegno, dove il giardino risiede, ed è il parco della Viana dei Gessi, la Viana dei Gessi Romagnoli, quindi una zona peculiare dal punto di vista ambientale, geologico e storico, in cui la parte botanica del giardino si inserisce come chiave di lettura e vuole essere una porta di accesso al parco e quindi contemporaneamente diventare una prospettiva ecomuseale anche di esplorazione del territorio in tutti i suoi aspetti, nei suoi aspetti geologici che il parco prende in considerazione, ma anche nei suoi aspetti di endemismi botanici. Ma io credo che sia importante confrontare le realtà, in questo caso regionali, che poi a sua volta si confrontano tra loro, tra macro regioni, perché per creare sia dei scambi di presupposti che anche dei famosi standard museali o ecomuseali per poter tenere una prospettiva di teorica e pratica di un livello, anche nelle differenze di un livello comune, in qualche maniera un livello di standard di qualità, qualità di offerta, qualità di insegnamento, qualità di prospettiva. Il Giardino delle Erbe lavora da sempre con la prospettiva scolastica, con le classi, a tutti i livelli, dalle scuole di base fino alla ricerca universitaria. Quindi è una vocazione che ha e che vuole allargare anche appunto a interessi non soltanto botanici, ma anche territoriali tout court. E quindi sì, la vocazione al turismo, come dire, educativo di scuola sarà sicuramente una delle priorità, allargandosi poi appunto a tutto quello anche target turistico o di educazione informale. Sono responsabile politico all'Ecomuseo dell'Acqua di Sala Bolognese in collaborazione con la Bonifica Reno-Palata. Il progetto nasce prima da un'area di riqualificazione ecologica, perciò non l'ecomuseo, ma una zona di rispetto. Da lì si è partito con una ristrutturazione di un ex fienile e fatta a stralci, perciò le cose sono nate pian pianino. L'ecomuseo vero e proprio è nato da un paio d'anni, ecco, non da molto. Per noi è molto importante essere in rete con tutti gli ecomusei. Ecco, per noi il punto essenziale è una collaborazione fra tutti gli ecomusei per conoscerci, per il rapporto col pubblico, con i cittadini. Ecco. L'importanza è conoscerci, perciò dopo le prospettive possono essere tante, come la promozione turistica, come qualità di lavoro di chi è responsabile a questi ecomusei. Ecco. Noi abbiamo ancora qualche difficoltà sulla gestione dell'ecomuseo, però l'unica cosa che è partita veramente bene, dato che l'abbiamo dato diciamo in appalto, in gestione a un'altra associazione, il rapporto con le scuole, perciò ci sono già delle visite guidate con la scuola. Quella è la cosa che per il momento funziona meglio di tutto, ecco. Perché il comune di Sala Bolognese fa parte di un'associazione di comuni e questa associazione di comuni ha un coordinamento dei musei e
e questa gestisce anche tutta la parte didattica.